la prima volta persona della storia, c'è stata un'unanimità di voto, di cui la Venezia Giulia, la Camera della Venezia Giulia, tutto il mondo dell'impresa, ma tutto il territorio può andarne fiero, perché la politica, forse per la prima volta, forse per una volta, ha capito l'importanza della salvaguardia del territorio e ha votato compatta. Il voto favorevole espresso ieri sera dal Consiglio Comunale di Trieste al termine dell'audizione dei vertici della Camera di Commercio della Venezia Giulia alla mozione che esprime la contrarietà all'ipotesi di un unico ente regionale, quale previsto dal piano di razionalizzazione nazionale, lancia un messaggio inequivocabile a Union Camere ma anche alla Giunta regionale. Questa fusione non sa da fare. Ma questa posizione non ha alcun contenuto di sapore campanilistico, sottolinea il presidente Antonio Paoletti, perché le contrapposizioni territoriali, se mai ci siano veramente state, sono finite e in ogni caso sarebbero sempre e comunque deleterie. Viceversa, spiega, non vi è una contrarietà a priori all'ipotesi di un'unica Camera di Commercio regionale, ma, sottolinea, al momento non vi sono le condizioni per ipotizzarne la creazione. Vabbè, uno vuol dire allora un unico palazzo, no? E non quattro palazzi, quei dipendenti che servono, e il resto dei dipendenti di subito dovrebbe assumersi di qualcuno, dalla regione, ti domanda, gravandosi, perché noi attualmente non graviamo né sulla governo né sulla regione come costi, graviamo soltanto sulle imprese che pagano 54,50 euro all'anno di diritto camerale. Nel futuro certamente si potrà parlare, ma organizzata, decisa e non così, tagliata dall'alto senza un'organizzazione zonale, territoriale prima. Trieste e Gorizia hanno precorso i tempi, continua Paoletti, iniziando a progettare la fusione delle due Camere di Commercio già nel 2014, che si è concretizzata il 28 ottobre 2016 con la nascita della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Questo ha comportato unire due territori simili per popolazione, per quanto riguarda la minoranza slovena, i porti, la cultura, aree di confine, insomma c'è stato, come dire, un volere portare avanti questa cosa.